Okay. In quest'opera abbiamo l'articolo 13 della nostra Costituzione che dice: la libertà personale è inviolabile, dunque nessuno può essere sottoposto a ispezione o detenzione se non in forza di autorità giudiziaria. Abbiamo l'articolo 21 che dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infine abbiamo una frase di Giorgio Gaber, che è un cantautore italiano, che dice: la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un boscone, la libertà è partecipazione. Dunque la vera libertà è apertura verso ciò che ci circonda, senza farci coinvolgere da falsi doveri che ci costringono a non essere pienamente noi stessi e dunque ad essere liberi e a partecipare alla vita sociale. Allora, quest'opera si intitola Freedom ed è stata realizzata da Zenos Fludahes. Zenos Fludahes è uno scultore statunitense di origine greca. La sua idea di libertà l'ha trasformata in una scultura in bronzo denominata appunto Freedom. Egli ha dichiarato che ognuno di noi ha bisogno di uscire da qualche situazione, che si tratti di una lotta interiore oppure di una circostanza contraddittoria. Allora, come possiamo notare, vengono raffigurati quattro stadi della libertà. La prima figura è inesistente, parte integrante della base, e rappresenta una libertà prigioniera, ovvero l'illusione nel sentirsi liberi quando invece non lo siamo affatto. La seconda figura vede l'inizio di un percorso di liberazione durante il quale l'individuo cerca di ottenere una propria identità all'interno della società. Nella terza figura, come possiamo notare, l'individuo ha il braccio proteso in avanti con la mano aperta, quasi a voler toccare il mondo, proprio ad esprimere quella forza nel voler conquistare la libertà, fino alla conquista vera e propria di quest'ultima, rappresentata dalla quarta figura, gioiosa ed entusiasta. Dunque, la libertà è intesa a vari livelli: fisica, psicologica, emotiva ed intellettuale. Inoltre, egli ha creato un vero e proprio spazio in quest'opera in modo da potersi inserire fisicamente e sentire lo sforzo colossale nel conquistare il senso e la vittoria della libertà finale. Breve.